Buonasera dal telegiornale di TSD, comunità energetiche, imprenditoria femminile, un binomio vincente per abbattere il caro bollette. Un incontro in Camera di Commercio di Arezzo Siena ne ha approfondito i contenuti. Vediamo il servizio. Una importante iniziativa alla Camera di Commercio in merito all'imprenditoria femminile. Qual è lo stato dell'arte della situazione e su cosa c'è bisogno di lavorare? Il tema di questa sera ovviamente riguarda sicuramente l'imprenditoria femminile, ma con l'ottica e l'emergenza legata ovviamente alla crisi energetica e quindi alle bollette, al caro bollette, alla difficoltà di reperimento delle fonti energetiche e quindi a cercare di immaginare per i nostri territori anche un ruolo, ovviamente per poter meglio rispondere tutti insieme e speriamo con tempi non lunghissimi a dare una risposta su quello che è appunto l'approvvigionamento di energia che vorremmo sempre più rinnovabile, sempre più vicino a noi e soprattutto che ci permetta di essere più svincolati possibile da queste dinamiche che per noi sono ingovernabili e di cui ovviamente possiamo semplicemente essere delle vittime, purtroppo quello che sta accadendo. Ovviamente confidiamo molto nell'opera che i nostri governi stanno facendo, già vediamo il price cap sta già producendo dei risultati positivi e speriamo davvero che in qualche modo si riesca ad andare nella direzione che tutti ci auspichiamo, ma ripeto, con la consapevolezza e l'impegno anche dei territori dove si possono fare anche delle iniziative come queste che verranno descritte oggi, che saranno ovviamente alla portata di tanti e contribuiranno a avere un sistema energetico nazionale più sostenibile e sicuramente meno pesante e meno costoso all'interno dei costi delle aziende e anche delle famiglie. Imprenditoria femminile, comunità energetiche, un binomio importante, interessante, di cui si riflette oggi. Ecco, in questo ambito, su cosa è possibile lavorare per migliorare e crescere anche da un punto di vista dell'imprenditoria del nostro territorio? Allora, diciamo che già il nostro territorio è molto virtuoso. Le donne imprenditrici, ma penso tutti gli imprenditori, sono in questo momento storicamente un pochino complicato, concentrati sull'energia. Quello che vogliamo noi oggi, cioè quello di cui vogliamo parlare, sono le opportunità che possono venire da nuovi finanziamenti e da nuovi modelli energetici, tra cui appunto le comunità energetiche. La strada ancora è lunga, ma non ci dobbiamo arrendere, dobbiamo percorrere questa strada qui. Ecco, quali sono le opportunità che si aprono con le comunità energetiche? L'Italia si dovrà adeguare a delle normative europee e avrà dei tempi non molto lunghi, perciò diciamo che queste scelte saranno obbligate. Chiaramente con la nascita delle comunità energetiche si potranno abbattere alcuni costi e questo per noi imprenditori è fondamentale perché i costi sono alti e nel momento storico che stiamo vivendo è molto importante contenere i costi. Nel nostro territorio è già molto virtuoso perché abbiamo già delle eccellenze, voglio ricordare Graziella Energy che è già veramente a livello penso nazionale se non europeo, però ci sono tante altre aziende, ad esempio abbiamo l'azienda La Cerreta col biogas, sono tante veramente le opportunità e le aziende che stanno investendo in questo settore. In vista del presidio annunciato dai sindaci davanti alla sede di FS, Edo Zaccheri, primo cittadino di Sinalunga, ribadisce con forza la richiesta di maggiori collegamenti con Siena e appunto Sinalunga. Vediamo. Un presidio di fronte alla sede del gruppo di ferrovie dello Stato a Firenze per chiedere un confronto urgente sul nuovo progetto di sviluppo del trasporto ferroviario nella Toscana del Sud, con lo stesso gruppo di ferrovie dello Stato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Toscana. È quello che molti comuni della provincia senese stanno organizzando per lunedì 7 novembre, con la partecipazione di tutti i sindaci coinvolti. In questa fase parliamo di ferrovie e l'esigenza, la necessità di intervenire nella tratta Siena-Chiusi per ammodernarla. Insomma, noi l'abbiamo lanciato da l'idea dell'elettrificazione, non so se è quella, insomma. È chiaro che in questa parte della Toscana qualcosa deve essere fatto per collegare la provincia, la città di Siena a quelle che sono le più grandi linee ferrate che passano in prossimità di Chiusi. È la porta a sud, è la porta alla capitale verso Roma di questa provincia, per cui va valorizzata quindi quella.
così come il tema del collegamento delle due città, dei due capoluoghi, Arezzo e Siena, che a me mi interessa anche questo in maniera particolare perché lo svincolo e il passaggio è Persina Lunga, ma è un progetto che va davvero portato avanti, anche se è in una fase più avanzata questo, ma dobbiamo lavorarci, essere terminati e portarlo avanti perché collegare questi due capoluoghi della Toscana del Sud è importante e determinante. Volevamo accendere i riflettori su un tema importante. Poi capisco che la stazione ad alta velocità è quella che fa più prese, quindi si parla di quello, insomma, e tutto il resto va in secondo piano. Ecco, io vorrei riportare con queste poche parole invece in primo piano l'importanza di far funzionare le strutture che ci sono, ammodernare le strutture che ci sono. Quello che verrà dopo lo decideremo e lo incentreremo, lo incastreremo in quello che già abbiamo. Sui sentieri di Francesco, al via il 29 ottobre la mostra fotografica Palazzo Pretorio di San Sepolcro. Questo è il tema al centro del focus di quest'oggi. Grazie a voi tutti per essere stati con noi. Buona visione, arrivederci. Il 28 ottobre prossimo, presso la sala espositiva di Palazzo Pretorio in Piazza Garibaldi a San Sepolcro, verrà inaugurata una mostra fotografica. Si tratta di una raccolta di immagini realizzate dai pellegrini che da Laverna si recano ad Assisi. Lungo il cammino, una tappa obbligata diventa San Sepolcro. Soprattutto la frazione di Gricignano diventa il cuore di questo attraversamento. Ci troviamo nella sede della Proloco perché la locale associazione ha curato la presentazione della mostra. Questa Proloco ha la fortuna di essere posizionata in questa strada dove passano tanti pellegrini durante l'estate, la primavera e l'autunno. E noi qui nella nostra sede abbiamo un presepe pasquale. Questo presepe è un'opera d'arte, non è un presepe semplice come tutti gli altri. E ci eravamo posti più volte come Proloco come potevamo far vedere questo presepe a tutti i pellegrini che passano per questa strada. E l'occasione ci è capitata proprio quando un gruppo di amici di San Sepolcro ci hanno prospettato di fare un punto di accoglienza ai pellegrini. Questo ci ha permesso di intercettare tutti questi pellegrini provenienti da tutto il mondo, dalle Americhe, dall'Australia, quindi una cosa bellissima, sono rimasti entusiasti di questa nostra opera e soprattutto c'è stata l'accoglienza. Un'accoglienza molto calorosa dei nostri volontari, che grazie a loro abbiamo tenuto aperto questo punto, dei 2 mesi di agosto e settembre. Io sono stata invitata come volontaria ad accogliere i pellegrini e incuriosita, ho dato la mia disponibilità e un po' del mio tempo. La cosa mi è interessata tantissimo perché si incrociano storie le più diverse. Sono passati sui 400 pellegrini nelle poche ore d'apertura che abbiamo potuto ottenere e da tutto il mondo. Ci passa il mondo intero a Gricignano, da Taiwan, dal Kazakistan, dalla Repubblica Ceca, dagli Stati Uniti. È stato un incrocio di storie bellissime. E a tutti io chiedevo perché è iniziato il cammino? E mi sono resa conto dalle loro risposte che, credenti o no, per tutti era la ricerca di qualche cosa, di un significato, insomma, dalla propria esperienza, della propria vita. È stata una cosa talmente interessante che abbiamo pensato alla mostra. Abbiamo chiesto loro le foto, come ha detto Alessandro, e sono pervenute più di 3.000 foto. Le abbiamo scelte le più significative e faremo questa mostra. La mostra sarà inaugurata il 28 di ottobre, venerdì 28 di ottobre alle ore 17. E poi rimarrà aperta dal 29 ottobre al 2 novembre, dalle 10 alle 12. E dalle 17 alle 19. Mentre è stata interessante per noi questa esperienza, che abbiamo detto sia interessante per noi già maturi, cosa sarà per uno studente? E ci è venuta l'idea di proporre proprio come progetto alle scuole superiori l'idea di invitare all'accoglienza gli studenti più grandi, quelli degli ultimi anni, nel contesto dell'alternanza scuola-lavoro e per ottenere anche dei crediti formativi dalle scuole.
Intanto potranno esercitare le lingue straniere che loro studiano. E poi può essere un aggancio, possono avere una mail, un indirizzo di qualcuno in Germania, in Inghilterra. E quindi sarà una cosa interessantissima, credo. Ci saranno sempre degli adulti con loro, però abbiamo idea, abbiamo invitato gli studenti delle superiori a raccogliere i pellegrini insieme a noi. Presidente, se ci può dire un po' l'attività che c'è durante l'anno qui alla Pro Loco. Sì, noi praticamente l'attività principale sono i presepi. Oramai il presepe è il nostro lavoro viene concentrato su questi presepi. Abbiamo il presepe natalizio, bellissimo, abbiamo il presepe pasquale, abbiamo un presepe esterno, questo è pro-Covid, COVID, perché fu fatto quando non potevamo far vedere ai cittadini, al pubblico il presepe. Abbiamo detto costruiamo questo, passano con le macchine e vedono questo presepe. Poi per quest'anno abbiamo, credo, una cosa molto bella. Faremo qui nel parco, adiacente alla nostra sede, un presepe vivente. Grazie agli amici di Ville di Monterti, con la loro collaborazione, con il loro aiuto, faremo questo presepe vivente nelle prossime festività natalizie. Tre uscite, il giorno di Santo Stefano, il giorno del primo dell'anno e l'Epifania. Due parole sul presepe pasquale, l'idea come è nata e perché, ecco. Io abito a Gricignano da pochissimo tempo e accogliendo i pellegrini ho guardato il presepe pasquale per la prima volta e sono rimasta incantata perché raccontano la vita pubblica di Gesù, gli ultimi tre anni della vita di Gesù, dalle tentazioni del deserto a tutti i miracoli, alla entrata in Gerusalemme, la condanna, la fustigazione e poi la crocifissione, il sepolcro, la trasfigurazione, il tradimento di Giuda, l'impiccagione di Giuda e infine la risurrezione e la trasfigurazione. Io sono rimasta incantata, il miracolo delle nozze di Cana. La realizzazione di questo presepe è stata fatta da persone veramente bravissime, eccezionali secondo me. E i pellegrini hanno molto apprezzato questo presepe. Qualcuno si è anche commosso. Perché i cammini di Francesco, il presepe, Francesco che è greccio, ha l'intuizione di creare un presepe per cui c'è proprio una chiusura del cerchio attorno a un po' tutto questo della vita intorno alla figura di San Francesco. Sicuramente, ed è una cosa molto molto interessante. Io ho pensato naturalmente, forse per deformazione professionale, ho pensato subito agli studenti, perché il cammino dei pellegrini non può non incrociarsi con il cammino degli studenti. Per loro può essere un momento di riflessione anche sul proprio cammino, sulla propria vita, che è un pellegrinaggio in fondo. Vogliamo parlare del logo della Pro Loco di Gricignano. Dopo che è nata la Pro Loco si è posto il problema e la necessità di avere un simbolo che rappresentasse la nostra Pro Loco. Allora abbiamo cercato nella nostra, diciamo, storia e abbiamo visto che sulle maglie della sportiva che esisteva già molti anni indietro, la sportiva, la squadra qui di Gricignano, c'era una spiga. Allora abbiamo pensato di riprendere quella, poi dato che conoscevamo, io lo chiamo il nostro amico Franco Alessandrini, abbiamo dato in mano a lui che ci buttasse giù uno schizzo di questo stemma, di questo logo che avremmo potuto avere. E lui l'ha arricchito dalla spiga, siamo andati, si vede le colline che racchiudono, diciamo, la nostra vallata. I campi arati, perché Gricignano è una zona prevalentemente agricola e c'era una fattoria con 35 poderi coltivati, quindi diciamo ha voluto rappresentare tutto Gricignano, insomma, ecco, tutto quello che significa Gricignano. Professor Giovanni Tricca, presidente dell'Associazione dei Cammini di Francesco, qualche cosa su questa sua presidenza e sull'attività? Ma intanto tutto nasce
a seguito di una legge del Ministero dei Beni Culturali per il finanziamento della messa in sicurezza dei cammini. Ci stiamo arrivando proprio quest'anno, entro il 31 dicembre verranno appaltati i lavori anche per quello che riguarda il Comune di San Sepolcro. I beneficiari sono i comuni e soprattutto io dico quello di San Sepolcro, perché con il nuovo progetto verrà evitato il passaggio dei pellegrini dalle rotonde, quindi non si attraversa più la zona industriale ma da via delle Santucce si prosegue, c'è il trattamento del Tevere e che esce esattamente a Gricignano. Io devo dire che questa esperienza ha modificato il senso dell'accoglienza, lo ha modificato. Io porto alcuni esempi che sono non solo Gricignano, ma per esempio Cervaiolo. La riapertura dell'aereo di Cervaiolo è stato un grande successo grazie anche alla comunità di Cervaiolo. La montagna, che era una frazione per noi semi abbandonata e che invece ha rifiorito intorno al pellegrinaggio. Quando vedi arrivare gente dalla Nuova Zelanda, dagli Stati Uniti, dalla Germania, dall'Olanda, forse ti accorgi che merita spendere di più nel salvare quello che noi possediamo. Venendo a Gricignano, la Proloco ha fatto un lavoro straordinario legando ai presepi, dando senso anche al presepe pasquale, quindi fuori dalle regole generali, perché è un presepe offerto al pellegrinaggio. Questo lavoro dell'accoglienza di Gricignano nasce citata la persona che ha inventato questo tipo, che è la Maria Pia Welter, da un suo progetto che è quello di creare un punto di accoglienza a Gricignano che i pellegrini accolgono con grande interesse, dove peraltro possono inserire nel registro di firma i difetti, i problemi del cammino, le difficoltà, ma soprattutto vedere questo presepe pasquale, e soprattutto è stato inserito un rapporto per la trasmissione di foto fatte dai pellegrini. E la mostra che si aprirà il 28 di ottobre sarà proprio la mostra dedicata alle 50 fotografie che la commissione ha scelto, fatte dai pellegrini che sono state mandate alla Proloco di Gricignano. Questo è un fatto straordinario perché ha un grande successo, io mi auguro lo abbia anche per Gricignano, perché Gricignano ha il merito per esempio anche di aver restaurato la croce di Baldassarre che è dietro la villa Montesi, croce che era dispersa, e questo monaco francese, di origine francese, dove veniva ospitato senza parsimonia, lasciava questo segno di benevolenza. C'è una storia legata a quello che è i cammini di Francesco, ai pellegrini che passano proprio da Gricignano, perché sulla strada che poi porta verso Citerna, dove c'è un punto di accoglienza anche notturno dei pellegrini, e con Antonelli vogliamo proprio parlare di questa iniziativa. È nata questa idea di accogliere i pellegrini che transitavano per Gricignano. È una cosa che ci si pensava da tempo. Già l'anno scorso abbiamo abbellito la strada del paese mettendo 9 dipinti sulla vita di San Francesco in Val Tiberina. E quest'anno abbiamo pensato di costituire questa piccola accoglienza. Io la chiamo piccola perché non è che abbiamo dato grandi cose. Però, come il presidente me l'ha accennato di questa cosa, ho cercato subito dei volontari che avessero del tempo da dedicare a questa accoglienza, perché noi abbiamo fatto per quest'anno 2 mesi, siamo partiti dal 1 luglio fino al 30 settembre, con 3 ore la mattina, poi sono diventate anche 4, secondo i pellegrini che passavano, quindi c'era bisogno anche dei volontari che stassero qui ad aprire, a tenere aperta l'accoglienza. L'accoglienza si è svolta molto semplicemente, intercettavamo i pellegrini, chiedevamo se avevano bisogno di un servizio igienico, perché qui nella sede della Proloco abbiamo un servizio igienico, davamo una bottiglietta d'acqua fresca a chi aveva bisogno, il timbro sulla credenziale del pellegrino, e facevamo lasciare una firma, un pensiero, anche per avere un'idea di quanta gente fosse passata qui da noi. E davamo anche un biglietto da visita dove potevano inviarci le foto del loro cammino, che poi ha dato vita al discorso della mostra.
senza voler ovviamente fare le cose in grande, ma una piccola Santiago si può presentare via di Cignano. È una cosa che sentivo già molto da tanto tempo, di questo discorso dell'accoglienza. E allora ho voluto dare anche una piccola impronta mia personale nel senso più umanitario, invece che commerciale magari, o di foto, di queste cose qui. Quindi ho voluto impostare l'accoglienza più, ecco, sul lato umanitario, sui bisogni che può avere un pellegrino, su queste cose qui. E quindi mi ci sono impegnato perché era una cosa che la sentivo particolarmente. Come ho trovato i volontari, persone eccezionali che mi hanno dato una mano, perché senza loro non si sarebbe potuto fare niente. La mia speranza è di riuscire nell'anno prossimo a ampliare il periodo dell'accoglienza. Quest'anno siamo partiti un pochino velocemente, quindi si è fatto 2 mesi, ma almeno portarlo a 4 mesi. E poi il messaggio, ecco, io avevo creato anche questo discorso della pagina Facebook perché mi piaceva che i pellegrini interloquissero tra di loro, insomma, scambiassero anche idee tra di loro ed eventualmente per l'anno prossimo. Perché il pellegrino normalmente cammina, va di fretta, no? Se uno sa che qui a Gricignano c'è questa cosa, questa piccola accoglienza, può anche programmare il suo percorso per fermarsi 10 minuti qui da noi. Perché oltre a tutto questo che noi abbiamo dato, non ultimo, c'è il nostro presepe pasquale, che è stato apprezzato da tutti i pellegrini che si sono fermati a guardarlo. Quindi il messaggio, diciamo, che ecco, è questo. E col presepe pasquale, diciamo, ora è una parola un po' grossa, ma io dico che è quasi una catechesi per la gente che passa qui da noi, perché il nostro presepe racconta gli ultimi 3 anni della vita pubblica di Gesù, vari miracoli, le parabole, tutto. Quindi è stata una cosa, una bella esperienza, perché abbiamo visto molta gente anche interessata, presa, colpita da questo presepe.